Bene raga, benvenuti in questo nuovo episodio di M Creator. Oggi andiamo veloci e andiamo a fare un fuel. Avevo promesso, lo so, di fare il mob, ma mi ci vuole ancora un po' di tempo e visto che devo coprire il turno di Rigo a fare i video perché me l'ha chiesto e perché ha avuto casini con la scuola e non è riuscito, allora lo faccio volentieri. Lo chiamiamo Marngas. E prima di tutto però devo andare a farmi una texture. Direi di usare questa, di cambiargli un colore proprio a muzzo, proprio non mi interessa che colore sia, e soprattutto di fare tipo opale. Ne abbiamo una simile, allora questa la usiamo come item. E andiamo a siccome item e gli chiamiamo Marn G. Perfetto, adesso facciamo exit, andiamo qui e facciamo il Marn G. Dobbiamo, no, effettivamente dobbiamo craftarlo. Non so perché ho aperto già questa cosa. Quindi Marn G, facciamo così. Lo crea, no, non è questa, ma è bensì questa. Next, lo mettiamo nel, allora, nei misc, marn gas, ok, stack size, can destroy any block, yes, does it stay in crafting grid, no, next, next. E poi lo craftiamo in questo modo. Direi di prendere della de... perfetto. Non so perché è verde, ma tanto chi se ne frega. E poi gli diamo un altro item che è la clay. Ok, oppure bruciando un blocco di diamante, così. Finisce. E aspettiamo che si compili tutto. Dopodiché andiamo a creare il nostro fuel. Perfetto, quindi marn gas. E allora, qui intanto ogni 200 aumenta di un'unità che verrà cotta. Io direi di mettere 2000 così ne cuoce 10. E pack, finish. Ok. Quindi questo il Marn G può essere usato adesso come fuel. Bene, allora, quindi andiamo a prendere tutto il nostro occorrente, cioè, allora, mettiamoci su quest'albero. Allora, cioè ci serve esattamente clay, crafting table, furnace, il colorante questo e poi i raw chicken, cioè qualsiasi ovviamente cosa che può essere cotta potremmo usare. Tranquilli. Allora, quindi qui mettiamo questo, qui mettiamo questo. No, aspetta, butta via ste robe. Perfetto, allora era così e così, perfetto. Il Marn Gas lo mettiamo qui e dopodiché, olè. Perfetto, come vedete dovrebbe cuocerne 10, quindi aspettiamo e vediamo se ne cuoce effettivamente 10 o mi sono sbagliato. Esattamente, ne ha cotti 10, dopodiché vedete si è estinto il fuocherello. Quindi abbiamo testato che effettivamente la mod funziona in tutto e per tutto e possiamo considerare finito qui il video. Spero che vi sia piaciuto, un saluto da Marn, scusate se il video era veramente corto ma dovevo caricarlo 3 giorni fa e non avendo voglia e preferisco non farli quando non ho voglia i video, capitemi, però penso che fare un video senza avere voglia poi comporta il fatto che viene editato male, viene fatto male, fa schifo, eccetera, eccetera. Quindi preferisco farli quando ho veramente voglia. Non devo essere costretto, anche perché non sono costretto.
Detto questo, mettete un like se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, se non vi è piaciuto mettete un dislike, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Bella raga!